Quindi parliamo di Ciociaria e in Ciociaria è nato anche Marcello Mastroianni, anche Vittorio De Sica, Nino Manfredi, ma anche Alessio al telefono con noi. Buon pomeriggio. Ciao Paolo, buon pomeriggio. Ti è piaciuto l'accostamento? Sì, come no, io sono Ciociaro Doc, quindi puoi dirlo tranquillamente, anche Molto. se ti puoi perdere poi dicendo tutte queste cose, perché oggi proprio mi trovo nella città di Arpino e sono nella città di Cicerone, quindi Ah, ecco, capisci quindi bene. esatto, fantastico. Capiti a pennello con molta umiltà, no? Cioè, ci associamo a questi grandi personaggi, appunto, ciociari. Ma quando parliamo di ciociaria, per chi non è, di Roma o comunque laziale o del Lazio, ecco, cosa intendiamo nello specifico? Frosinone, ma cioè, la Ciociaria è conosciuta un po' anche per tutti i suoi bene amati cultori, quindi anche se diciamo Ciociari siamo conosciuti un po' anche grazie al nostro Frosinone che sta in Serie A, però giustamente come Certo. dici tu hai bisogno di avere notizie giuste e chiare e siamo in provincia di Frosinone. Che si estende da Roma Sud fino a Caserta, Frosinone, ai bordi di E Caserta. siamo soprattutto in mezzo alle montagne, alle colline, giusto? Non siamo sul mare. No, assolutamente, siamo in una zona che è densa di colline, attraversa i Monti Lepini, viene attraversata anche dai Monti Lepini, insomma è variegata come struttura, cioè, ci sono delle ampie pianure e dei paesi che sono un po' i borghi più belli anche d'Italia, fanno parte la maggior parte anche dei borghi più belli d'Italia perché sono posizionati su colline, su alture. Beh, c'è ad esempio Cassino, se non sbaglio, no? Che fa Come sempre. no? Quella c'ha questa bellissima abbazia, no? L'abbazia di Monte Cassino, nota per i fatti storici delle guerre che l'ha attraversata, insomma. Certo. E invece qualche altro paese che ti senti di consigliare se qualcuno volesse vedere qualcosa di caratteristico di appunto questa zona così vasta? Allora, guarda, io sono originario di Boville Ernica, un paese molto conosciuto per l'Angelo di Giotto e per le sue pizzerie che sono di fama regionale. Ok. Boville è uno dei paesi che vi consiglierei da visitare, anche per i suoi rinomati frantoi, città dell'olio e tante altre cose che la natura ci offre e viene comunque da ogni punto di vista evidenziata. Poi ci sono comuni come Monte San Giovanni Campano che sono attigui comunque a Boville e sono comunque sempre posizionati sempre su alture dove ci sono c'è un importante castello ducale dove c'è anche lì un ottimo ristorante proprio all'interno del castello Cioè, ducale. tu hai già capito che sto avvicinandomi al momento della domanda culinaria, sì? Sì, ma è importante che tu visiti dei posti e nel visitare soggiorni anche e mangi anche qualcosa del posto. Certo, come turismo lì avete anche stranieri o sono per lo più italiani? Il turismo è variegato, però sono molto i cultori locali, Ok. anche regionali. Ci sono, grazie alle varie sfaccettature che abbiamo di cultura e storia che possono rappresentare tutti i nostri borghi, ci sono sicuramente molte aree che sono interessate anche da locali, da regionali e interregionali. Ok, ma invece come appunto questo turismo di cui ci stai parlando è maggiore d'estate o d'inverno? Quando è che è meglio venire in Ciociaria secondo te? Di solito in Ciociaria il periodo di maggio-aprile ci sono la Paneo e Fantasia, per esempio, in tanti posti della nostra Ciociaria il periodo più bello e fiorente sono i periodi di aprile-maggio. Poi iniziano le sagre, come una delle prossime sagre, anzi, voglio darvi proprio appuntamento a una delle sagre più belle che c'è, la 43esima, se non sbaglio, Sagra della Ciambella, dove vengono distribuite da carri allegorici ciambelle salate e ciambelle dolci. Ecco, infatti so che la ciambella è molto tipica, no?
Ciambella originariamente è di Veroli. Questa è una sagra che viene fatta però a Boville, okay. nella contrada di San Lucio, proprio questa domenica che viene adesso, subito dopo la festa della donna. Guarda, io ho un panificio vicino a casa che è un panificio ciociaro con il pane che è meraviglioso, e poi ci sono tutte queste ciambelline che sono al vino rosso, all'anice, forse c'è qualcosa anche, se non sbaglio. Sì, la ciambella tipica ciociara è all'anice, okay. con semi di anice. Sì, sì. Ma come si serve? Come si serve? La ciambella e vino, e il tradizionale accoppiamento si fa con ciambella e vino. Meglio se il vino è rosso, anche perché nei nostri vitigni ci sono sia vini bianchi che vini rossi, di ottima fattura e anche pregiati per molti versi. Okay. Insieme all'olio ci mettiamo tutto quello che può apparecchiare in tavola. E certo, quindi le ciambelle diciamo che chiudono il pasto, no? Non è che ci fate colazione col vino e le ciambelle. No, lo apriamo anche il pasto, anche uno spuntino. Carino. Va bene, dai, allora niente, Alessio, io ti ringrazio. Allora, appuntamento a questa sagra di cui ci hai parlato sicuramente. E poi, visto che siamo ormai in periodo, maggio è vicino, ci sarà modo di venire in ciociaria. C'è anche pane, olio e fantasia, ci sono anche tante altre cose, ma vi invito a scoprirle dai nostri siti, dai nostri portali, che offrono anche abbastanza informazioni. Importante non perdersi questo appuntamento che vi vede una contrada in festa, che è quella di San Lucio, sita in Boville Ernica, dove verranno distribuite a tutti i partecipanti, verranno distribuite ciambelle e vino gratis, quindi senza nessun sforzo. Sono già lì allora. Va bene, grazie Alessio, allora ci vediamo in ciociaria, buon pomeriggio. Ok, grazie a voi, arrivederci, ciao, grazie. Ciao.